Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Ranch Simulator. E quest'oggi siamo in versione natalizia e quindi questo sarà il nostro penultimo appuntamento dell'anno e poi settimana prossima faremo una piccola, vi farò una piccola sorpresa, diciamo così, e mi auguro che possiate gradirla. Ovviamente io vado in live con l'amico la zappa storta e quindi invito a passare anche nel suo canale. Allora, vediamo un po'. Allora, hoppla, come lag, ecco qua. Allora, l'ultima volta che siamo stati in live avevo progettato la posizione di questi due di queste due mega strutture e la struttura delle stalle, solo che purtroppo a causa di una A causa di praticamente di una un problemino con gli amici maialozzi, ho dovuto un pochettino, ho pensato di andare a modificare quello che praticamente è l'assetto delle stalle. Quindi andrò ad abbattere tutto e ricostruirò il recinto. E al momento credo anche di risistemare un pochettino meglio le stalle. Hi everyone, welcome to our appointment with the Ranch Simulator. Today I will do a change. I will change the position of some barns. I will do and I will rebuild from a scratch. I saw in the previous gameplay, I saw that the position wasn't not so good and the pigs were not feeling good because they were one on the shoulder of the other. So what I will do or I will try to do today, it's letting and building a better stable. And I will bring back again pigs and letting them grow up. So I move other four cow and I will try to buy a bull for making and reproducing them. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Ranch Simulator. Aujourd'hui, je vais construire une nouvelle stable pour les cochons. Et donc, je vais modifier un peu le paysage. Mais j'avais remarqué dans le passé que j'ai beaucoup de problèmes avec les cochons.
quand j'étais en train de les et quand ils sont grandis, ils ont beaucoup eu beaucoup de problèmes. Ils n'avaient pas de l'espace suffisant. Donc, j'ai pensé de faire un changement radical, de commencer du début, donc, et reconstruire ce que j'avais ou ce que je voulais faire, mais je ne l'ai pas fait dans la manière optimale la première fois. Donc, je vais essayer de faire un travail meilleur. J'espère que vous allez bien agréer. J'espère que je vais vous faire de la bonne compagnie. Et voilà. Et celui-là, c'est l'avant-dernier rendez-vous de la semaine de l'année. Puis on va fêter jeudi prochain, mercredi prochain, pardon. On va fêter la fin de l'année. Et maintenant, il faut travailler. Voilà. Merci encore pour votre confiance. Et alors, un saluto a tutti quanti. E benvenuti all'appuntamento con Range Simulator. Allora, l'ultima live che ho già fatto, ho già visto che i porcellucci stavano un po' in catasta. E quindi praticamente, per evitare che i cimi durassero poco, ho già pensato praticamente ho pensato di fare una modifica paesaggio. Allora, mo se va un attimo la partita. No, penso che non mi conviene. Vabbè, allora detto questo, ma cominciamo, che mo tenga sistemano poco un pochettino di cose. E quindi incominciamo la nostra avventura qua. Allora, andiamo a vendere un po' di carne di maiale. Qua purtroppo, a causa dello spazio, ho dovuto iniziare a ridurre notevolmente il numero degli amici maialozzi qua. E come sempre, purtroppo, questo gioco, dato che mi dà problemi di prestazioni con la webcam, purtroppo non so perché l'ho disattivata temporaneamente. Poi dovrò risettare i file di immagine, quindi sperando di non avere più grossi problemi. Allora, cacciagione, carne di gallo, vediamo un po'. Ottimo, iniziamo. Dobbiamo assolutamente andare a vendere tutto questo. Una cosa strana ho notato è che praticamente, mamma mia, tempesta, che praticamente, oppla, manovra si va alla nicchia. Ho notato che vicino al pollaio, non so per quale motivo, ma frizza l'immagine, le galline prendono un sacco, ma un sacco, un sacco di mangiano i fotogrammi. E quindi ora ci tocca praticamente, oppla, ci tocca risistemare tutto. E quindi riprogettare la farm da zero. Fammi recuperare questo. Ovviamente un plauso come sempre va agli sviluppatori che stanno facendo un grande lavoro. Ad esempio, nell'aggiornamento di dicembre abbiamo finalmente
la mungitrice automatica, quindi basterà, o poi vi farò vedere come funziona. Allora, anzi, quasi quasi vi faccio vedere come funziona. Now I will show you how the automatic milk breeder it works. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne la machine pour le lait. Bien, le mot va tirer. Alors, biggest attack. It works automatically. Start and stop automatically. Ovviamente il macchinario si accende e si spegne automaticamente, quindi non c'è più, diciamo così, non c'è il problema di dover di doversi preoccupare di quando staccare. Allora, bianchina, vieni un po' qua. Ok, quindi ora resta una sola, mi sa che è quella. Grazie cara. Dov'è? Ok, quanti litri ci stanno? 42 su 42, ottimo. Quindi mettiamo il coso qui. Poi bianchina, a te non so se è già. Vieni un po' qua, abbi pazienza. Ok, lei è stata già munta, grazie cara. And so, as you can see, it works automatically. You will not do anything. Ok, questa è stata già munta. Bianchina. Allora forse lei che non ho monto, vediamo un po'. Vieni cara. Come here, please. Ok, perfetto. As you can see, it starts and stops automatically. Perfetto. Abbiamo monto le nostre amiche. Quindi adesso ci accingiamo a riportare il latte in laboratorio qua. Finalmente è iniziato, c'è stato un ottimo incremento della produzione di latte, quindi molto probabilmente qualcosa di simile che ho fatto precedentemente per i maialozzi verrà fatto anche per le mucche, ovviamente. So, as you can see, the milking production is increasing. So, what I will do is build a bigger stable for the cow because they will reproduce while I will buy the bull, and so I will need to reproject maybe later again the stable. Et alors, comme je disais, j'ai remarqué qu'il y a eu une augmentation de production du lait, donc je vais. Puis j'ai pensé d'acheter un taureau, donc je dois faire grandir la stable, donc je vais pas maintenant, je vais en construire un autre. Et donc je devrais. Et je dois préparer le projet.
Mamma mia, c'è una tempesta di neve incredibile. C'è una tempesta di neve incredibile. Poi dobbiamo... Quindi vediamo. Una volta liberata questa parte qui, devo progettare come ha fatto il grande alla zappa storta, un bel recinto largo per permettere ai miei lauzi di stare larghi, ma molto probabilmente sto pensando di costruire una stalla molto più profonda e quindi che permetta praticamente di ospitare un pochettino più di voi in cielo qua. No. Ci ha dato un po' di regola il tempo, meno male. La tempesta si è fermata per il momento. Ok. Ok, questo devo già. Qua. Un filo di sole. Che vediamo. Che bello. Oh, che silenzio. E quindi parliamo sottovoce. Che silenzio. Sentite, sentite. Can you hear the voice of nature? This silence is a great relaxing. It's relaxing. And very relaxing. So I will try to not speak for a few time before going and starting the engine of the car. Shh. Posto. Ok, ah, di là c'ho altri, mamma mia, quando ce l'ho da raccogliere. Caspiterino, già si sono fatte 6. Qua nel gioco il tempo vola. Allora, se non ricordo male, il ristorante dovrebbe stare qua dietro. Ovviamente con tutta questa neve è stata un po' incrementata la realtà e infatti il mezzo non è stabilissimo, anche se diciamo normalmente non lo è mai stato, però mai come in questo periodo. Diciamo così. È diventato estremamente realistico. So, since this last update of the game, I can feel a quite real driving sensation because I can feel the less less grip on the ground. Ma lo muoio, eh? Di là. Oppla. Mamma mia. E quindi andiamo. Ah, questa è la casetta, ovviamente. Vediamo un po' se non frizza, eccoci qua, vediamo un po' se... Ecco qua, vediamo un po' se regge.
Bella difficile. Baccherà poi iniziare a progettare il tutto, questo l'ho messo in questo momento qua. Ora poco mi sa che ci tocca andare a dormire, a dormire, a dormo, come si dice in alcune parti. Il piccolo, chiamiamolo bug, in questa casa qui è stato il fatto che nevicava anche all'interno delle stalle. Vedremo se costruendolo dopo, se questo fenomeno qui scompare, quindi è come se fosse, diciamo così, secondo l'intelligenza artificiale del gioco, se riconosce una struttura e quindi non è all'aperto. Al momento è stata simpatica, però il fatto di aver trovato le stalle completamente innevate. Ecco qua. Ah, questo è pieno, ok. Sì, effettivamente. Effettivamente mi sono completamente scordato. Effettivamente. Facciamo questo carico e iniziamo un po' a progettare questa stalla, vediamo un po' come poter meglio in questo caso organizzare lo spazio. Ecco, adesso simula la neve che si sta ghiacciando. Infatti, se notate, il suolo sta diventando più scuro. Diciamo che ipoteticamente dovrebbe essere il ghiaccio quello lì. E poi domattina inizieremo a progettare un po' questa stalletta. Ma ce ne andiamo a dormire qua. Le nostre mucche. A proposito, il cavallo. Fammi vedere un po' il cavallo come sta. Let me check the horse. How we feel. If it is okay or not. Allora, riempi, riempi, e abbiamo recuperato anche, si potrebbe dire, il prezzo del cavalluccio qua.
Ui, Riccio, ciao Reverse, scusatemi. Buon pomeriggio, scusatemi, non mi ho proprio visto, mamma mia. Ciao Riccio, come stai? Scusate, ma io non mi dite niente, ma ero così preso che. Reverse, Luca, grazie mille. E ho dovuto, Riccio, ho dovuto ridurre un pochettino il numero dei maialozzi perché purtroppo intanto ne erano tantissimi, si bloccavano e poi ho progettato in maniera non proprio ottimale la stalla e quindi ho dovuto rifare un pochettino i conti, quindi scusami, devo un attimino riorganizzare tutto. Allora, mo andiamo a mettere a posto. Spero che possiate, magari guardando questo video in replica, vi chiedo scusa se non vi ho risposto prima, ma veramente stavo così accanito a pensare quello che devo fare, che non ne ho proprio visto la chat. Messa troppo indietro, quindi ecco qua. Con la mod, con quest'ultima effetto neve, qualcosa di incredibile, soprattutto l'effetto ghiaccio sul suolo, che risulta anche abbastanza realistico. It looks like so realistic. The ice on the ground. The snow. And it looks like ice on terrain. Ai ai ai, mi sono completamente scordata la chat. Ecco, per esempio, si potrebbero mettere la stalla, bella stalla grossa grossa qua. Vediamo se facciamo il salto. Oppla, salto, salto. Oppala. Ottimo. Oppa, ci siamo accapottati. Ottimi ammortizzatori. Aspetta un secondo. L'uscita. Sì, di qua. Credo, eh. Infatti. Polpetta di maiale, un però forse di un po', 5 prima, 5 adesso, va bene così,
Scusami, Riccio, se prima non ti ho risposto, ma veramente stavo a Canita Sessa, infatti me ne sono accorto proprio, non so quanto tempo dopo vi ho risposto e ti ho risposto, quindi ti chiedo scusa, ma veramente stavo cercando di organizzarmi qua in un paio di minuti per cercare di capire il da farsi. Ho sta cosa strana che quando sto concentrato a pensare come mi devo organizzare, a volte scordo proprio che ero veramente così pure nella vita reale. Quando devo fare una cosa e sto concentrato a vedere quello che devo fare, non penso, è come se mi isolassi. La concentrazione esagerata. Allora, questo è Cavalluccio. E niente, qua devo ancora liberare un po' di... ma tanta roba. E pensa, Riccio, che io avevo più di una cinquantina di maialozzi qua. Infatti pensa che ogni giorno praticamente dovevo riempire il granaio con tutto il cibo, quindi l'acqua. E se mi scordavo era un problema. E infatti all'inizio me ne sono schioppati tanti proprio a questo fatto qua. Infatti la prima cosa che faccio appena entro in gioco è controllare che stia tutto a posto. Infatti, per esempio, quando sono andato a controllare tecnicamente ho dovuto ridurre il numero, li ho abbattuti. Perché purtroppo non mi consente di poterli vendere all'emporio. Perché se ci fosse l'opportunità di venderli, io l'avrei venduto. Però diciamo che adesso recupero un po' di spese per creare la nuova struttura. E quindi comunque recupero un bel po', perché queste strutture qua mi verranno a costare, credo, tutte in due, incluse la recinzione grossa, mi verrà a costare più di 10.000 dollari. Quindi diciamo che dovrei ripagarmi le spese e avere ed uscire in positivo, diciamo così, per quanto riguarda i bilanci, quindi in attivo, chiedo scusa. Dovrei andare in attivo. E quindi mi sono dovuto mettere offline e ho dovuto, per forza di cose, ridurre il numero. E a breve poi prenderò le mucche e quindi prenderò un torello per aumentare il numero di mucche, quindi un toro per creare vitellini, insomma. E là con le mucche, insomma, il riscontro e il guadagno è giornaliero, che comunque mungi le mucche, 4 mucche ti riempiono la latta. E sono, mi pare, 42 litri. E quindi i maialozzi, diciamo, sono ottimi, ma rispetto a farming, ad esempio, non producono del concime, per cui tu magari lo puoi convertire e lo dai sui campi. Questi qua mangiano e poi ovviamente l'uso è quello lì, appunto, della trasformazione in cibo. Mi sono dovuto anticipare che mi sono messo tutto lunedì a preparare sta cosa, che veramente è arrivato a un certo punto che non era diventata proprio ingestibile la situation.
Avevo progettato il vecchio progetto, diciamo, era stato pensato abbastanza bene, ma realizzato, non in maniera ottimale. Quindi, dopo oltre 6 episodi, ho pensato di riprogettare, quindi di fare qualcosa di migliorato. Un po' come ha fatto la Zappa, che lui praticamente si è creato quel recinto enorme per contenere i maialozzi. Io ho pensato di, però è ancora tutto in fase di, diciamo così, di valutazione, di creare una stalla più profonda, e che desse anche l'opportunità ai maiali, insomma ai maialozzi, di non incastrarsi, perché quelli quando camminano e trovano un ostacolo si bloccano e non vanno oltre, e quindi capitava che dove c'erano le mangiatoie, quelli si fermavano là, i più grossi soprattutto, si andavano là e non se ne andavano. Si bloccava il traffico. Allora, questo gioco, se non si ha uno spirito di organizzazione e anche iniziativa, può risultare difficile. Allora, in realtà è abbastanza complesso. Infatti all'inizio, per guadagnare bene, bisogna andare a caccia. E poi da lì iniziare a capire cosa in cosa investire. Quindi gli animali più economici sono le galline. Quindi inizia con le galline, con le uova, però poi si va a caccia perché devi raggiungere un delta di delta costo per poter iniziare a costruirti una stalla. E diciamo che a step va fatto in maniera programmata. Cioè, se tu lo vuoi fare così, almeno io personalmente non riesco, non riuscirei se volessi giocare così. E quindi è importante organizzare le cose da fare, dare le priorità. Io per esempio ho dato priorità alla struttura, quindi al punto di lavorazione dove io elaboro e lavoro le carni, il latte. E poi dopo un bel po' di mesi mi sono costruito la casa, cioè proprio per farti capire come sono schematico, perché gli introiti arrivano dall'azienda, quindi più diciamo investi e riesci ad investire anche oculatamente, più poi riesci a giovare dei guadagni graduali. Poi vabbè, c'è un discorso che è un po' più complesso, un po' più complicato, però diciamo che una volta che hai capito il meccanismo del gioco, poi diventa meno impegnativo, però comunque ti puoi sempre divertire, ecco. In molti lo hanno snobbato, lo hanno abbandonato, e invece lo sto portando avanti da diverso tempo. Quindi in conclusione, per la domanda che hai fatto tu, sì, all'inizio è complicato, però poi devi trovare la sequenza giusta. Una volta che hai capito quello che devi fare, poi lo fai in random, scusami, in loop, quindi dopo non è più light. Infatti tutte queste strutture qua. Guarda, Riccio, nemmeno io,
Nemmeno io ho tutta questa inventiva, però poi quando devi fare una cosa ti viene quasi quasi da quasi spontaneo, un po' forzatamente riesce questa cosa. Voilà, Jeep, wunderbar, buon pomeriggio. Gippo carissimo, come stai? Ben ritrovato. Gippo, quello che ho dovuto fare. Tu non so, tu hai visto, no, le ultime live che ho fatto. Se ti ricordi, i maialozzi si incastravano continuamente, arrivavano in alcuni punti che non si muovevano. E praticamente devo rivedere tutta la struttura, perché vi ho fatto due valutazioni. Una era quella di abbattere una sola stalla e raddrizzare l'altra, e quindi ottimo, bene, almeno stai più tranquillo. E allora dicevo che avevo fatto due valutazioni: o spostarne soltanto una, ricostruirne soltanto una, oppure, e quindi però rimaneva sempre il problema del recinto, che i maialozzi puntualmente si incastravano fra le due strutture, perché l'avevo messa a cuneo rovesciato. Quindi quando passeggiavano e arrivavano nei pressi del silos, lì si bloccavano. E quindi avevo pensato all'inizio di girarne solo una e farne quindi due, rifarmi rimetterne due e fare un recinto più grande, oppure farne una più lunga, sfruttare la profondità, ma fare una specie di lavoro come l'abbiamo fatto con la zappa, che praticamente mettere un recinto largo che vada a costeggiare la stalla, e quindi sarebbe risultato molto più dispersivo, e quindi ci sarebbe in teoria stato un minore ingorgo di maialozzi, anche se tu ben sai che quelli comunque quando stanno vicino alle mangiatoie, i più grossi soprattutto non si muovono. E quindi sto pensando di allungare la struttura. Tu, secondo te, quale delle due potrebbe essere buona? Ah, poi un'altra cosa, ovviamente, come ha fatto Zappa, mo pure io, se riesco oggi acquisto il torello insomma, per i vitellini, e quindi mo inizierò a rivalutare e a far incrementare la produzione del latte. Uffa voglia, ne ha acchiappato uno che era proprio enorme, uno che probabilmente mi è schioppato, ma doveva essere forse molto agile, diciamo così, e quindi l'ho trovato tutto bello steso là a terra. Poi altri ho dovuto ridurre per forza il numero, ho detto erano troppi, erano più di 40, e 40 qua dentro, quando mi avvicinavo alle stalle qua, e praticamente volevo soltanto andare a pulire le stalle. Mamma mia, la perdita di fotogrammi assurda, mi scendevano anche al di sotto tipo di 12, 13, 15 fotogramma a seconda, e diventava diciamo così non proprio giocabile, diciamo che si stressavano più gli occhi che altro, e quindi ho fatto sta valutazione. E uno ti ho detto era proprio bello grosso grosso grosso, bella e paciuccone, come si dice dalle mie parti qua. Ok, quindi qua mi sa che andiamo a vendere.
E questo è caro Gippo. Poi mercoledì prossimo poi ci sarà la sorpresa. Vabbè, tanto tu già sai, quindi ci sarà un finale scoppiettante. Sì, Gippo. Sì. Solo il problema è che praticamente tu non te ne accorgi perché quando ce n'hai 15-20 riesci a gestirli alla grande. Il problema è quando aumentano di numero e quelli fanno tutti quei cuoricini. Però non te ne accorgi perché poi diventa abbastanza complicato. E quando fanno i cuoricini sono dolori, cioè va bene, però diciamo che fino a un certo numero, e quindi poi quando aumenta è un casino. Le mucche invece loro, diciamo, almeno come dicevo pure prima a Riccio, i maiali qui, i maialozzi, diciamo maialozzi, Twitch maialozzi, quando aumentano di numero non è come su farming che tu dici ne aumenta il numero di maialozzi, posso utilizzare il concime per darlo sui campi. E qua non producono niente se non ovviamente per l'uso alimentare. E quindi alla fine è meglio dare la priorità alle mucche, che sia da latte o che sia da carne, a meno, anzi soprattutto quelle da latte, a meno così, insomma, riesci ad ammortizzare le spese. Quindi anche se vuoi venderti una latta, una cisterna di latte, insomma ci fai quattro forme di formaggio, e quattro forme di formaggio minimo minimo mi pare che pagano 70 euro a pezzo, poi quando trovi il moltiplicatore 1,9 cosa, insomma recuperi. E quindi sto rivalutando, ho fatto le mie valutazioni e ho capito che maialoschi fino a un certo punto. Ma visto che non si appoggia, ecco qua, 18 e 23, facciamo un'ultima capatina al ristorante. Andiamo a consegnare questi qua, invece li ho lasciati perché poi li utilizzerò per produrre altro materiale, altro cibo. Ovviamente non tutto quello che c'ho là, ovviamente lo vado a vendere, ma qualcosina me la conservo. Oppala. Guarda, è diventata veramente inguidabile la strada ghiacciata qua. Non vedo l'ora che tolgano sta bella fetta natalizia, che per l'amor di Dio è bella, però fino a un certo punto. 5, 6, 70, 7, 60. E mo mi vado a controllare un'altra volta se le mucche hanno bisogno di cibo. So 4, però diciamo che, ma qua dove sto andando? Ah, c'è questo distributore di benzina. Qui, macchina. L'Alce, lo sai, l'Alce mi è venuta a trovare lunedì sera quando ero offline. All'improvviso mi sono trovato l'Alce in farm. È arrivata praticamente nel laboratorio.
si è affacciata, volevo farla entrare per farla stare a caldo, però lei ha rifiutato, ha detto no, grazie. Me ne torno a casetta. E con l'itinerario Jeep, vedi? Devi passare in mezzo ai sassi. Poi qua, questo qua. Ah, a proposito, Jeep, poi ho scoperto come si creano gli alberi di Natale, ti faccio vedere. Stanno nel manualetto qua. Babbo, mo. Aspetta, facciamo così. Andiamo a. Aspettiamo che si cambi. Si calma sta tempesta qua. Però fammela spostare sta macchina da qua. Mucche e galline qua, loro fortunatamente è tutto a posto. Ok. Ah, le mucche, vedi come mi chiamano? Quelle ormai hanno capito che le tratto bene. Miamma ciacucca. Allora, ricontrolliamo sempre e assicuriamoci che qua è tutto a posto. Ok, 67, riempiamo nel dubbio. Ecco qua. Qua si fa il rabocco come si farà. Il rabocco alle mangiatoie come si fa il rabocco ai mezzi. Altrimenti le mucche si schiattano su dolori. Ma devo liberare un po' quest'area per poi iniziare a progettare la house. Ma qua mi frizza un altro fatto perché stiamo vicino alle galline. Mamma mia. Che colonnella. E com'è la situation lì da Egipto? Riccio, voi com'è la situation? Situation meteo. Oggi qua in provincia di Napoli è nuvoloso. Ieri più o meno c'era quella, come si dice a Napoli, a lenze sole. C'era quel po' di luce, un po' il po' di sole che. Ah! Mi ha fatto consolare. Ma ha fatto arrabbiare. Aspidio, strizzichio. Oh, meno male, Ricci, almeno il sole da qualche altra parte c'è andato. Visto che qua a Napoli, almeno dove sto io qua, cioè praticamente ci ha un po' detto, voglio, mi vado a fare un attimo un giretto, poi ci vediamo alla prossima mente. Vabbè, quello è periodo. Si sta bene finché c'è sole, poi appena cala la luce, puff, comincia, i denti incominciano a battere, come fanno nei cartoni. C'era il personaggio di un cartone animato degli anni 70, diciamo 80. Era quella corsa di auto dove c'erano tutti quei personaggi strani e c'era il cane di quella specie di stregone là che rideva come una iena. Allora non mi ricordo come si chiama quel cartone animato, però ogni volta che penso a sta cosa mi viene in mente quel personaggio che quando che mi pare il padrone tipo faceva una gaffa, una cosa, bravo, bravo. Il padrone quando sbagliava una cosa del genere, quello lui si metteva là e ridacchiava. Stiamo parlando proprio
quelli là un po' più giovani, diciamo diversamente, noi siamo un po' più diversamente giovani, però quelli là giovani, giovani, giovani. Non se lo ricordo bene, non l'hanno mai visto perché poi sti cartoni animati. Bravo. Esatto. Mi divertivo quando vedevo il cartone animato. Stiamo parlando ovviamente di quei cartoni animati che con i tempi che corrono oggi li avrebbero tranquillamente censurati. Basterebbe pensare, no? Io mo ho ritrovato su Amazon Video, ho trovato tutta la serie di Lamù. Ora noi abbiamo visto che avevamo chi 10, chi 8, chi 7 anni, ma io ho scoperto che quel contenuto là è consigliato a un pubblico di almeno 14 anni. Cioè, noi praticamente siamo cresciuti a pane e mortadella, diciamo così, ma pure con Gigi la Trotta la stessa cosa, non so se ve lo ricordate. Gigi la Trotta la stessa cosa. Wila! La zappa storten! Buon pomeriggio, wunderbaren, wunderbaren. Carissimo. Ebbene sì, e ci sono tutte e due oggi. E caro la zappa, non so in che momento sei arrivato. Comunque, stavamo parlando di alcuni cartoni animati del periodo degli anni a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80. E abbiamo tirato fuori un po' di chicche. Il cane di quel tipo che correva con le macchine, che mo hanno scritto sopra come si chiamava, il cartone animato, quello bello. Poi stavo accennando ai altri cartoni animati tipo la Moon, questi qua, che Lupin stesso, che l'ho ritrovato su Amazon Video per un pubblico di almeno 14 anni. Ah sì, allora, ecco, allora, mo mi metto un po' più lontano dalla casa. Allora, ho scoperto dove si trova la Mu, Wayu, gli ingannevoli crimini, eccetera, eccetera. Allora, spegniamo la luce. Allora, l'albero si trova qua, nell'ultima parte del libro. Eccolo qua, e uno, e due. Assi di legno. Mo andiamo a vendere un attimo, anzi, mo andiamo a prendere gli assi di legno. Andiamo con il furgone. Accendiamo un po' di luci qua. Mi è arrivato il padrone di casa, la zappa storta. Qua non si è mai. Vede tutto spendici con me. Io arrivo e non accendete le luci. Comunque, zappa, ho scoperto quel rumoraccio che facevo quel giorno. Che cos'era? Era praticamente il camion che si era buggato nel muro qua, e tutto quello scooter era il camion. No, 40 per ogni albero. Guarda, ti faccio vedere. Allora, dov'è? Asse di legno per 40, vedi? 41. Quindi poi lì devo prendere anche gli addobbi per il secondo albero. Poi settimana prossima Zappa farò un finale scoppiettante. Beh, tu già sai di cosa si tratta, quindi. Per chiudere l'anno con questo, il 2020, anzi 2021, con Ranch, e poi iniziare una nuova serie.
che sta serie è stata veramente fortunata, dal fatto che la maggior parte degli streamer l'hanno praticamente abbandonata. E invece io, con un po' di, non di inventiva napoletana, con un po' di cazzimma napoletana, in questo caso in senso buono, sono riuscito a portarla avanti e pare che è stata gradita. Ah, la vado a comprare, zappa. Qua fortunatamente gli evari non mancano. Devo ancora finire di vendere un sacco di ciccia di maialozzi qua. Li ho ridotto tutti quanti perché in pratica, se tu ricordi com'era stata costruita, come erano state costruite le stalle, erano state messe a cuneo rovesciato, cioè la parte posteriore di una delle due andava a toccare l'altro, e quindi praticamente tutti i maialozzi si incastravano là dietro. E allora, inizialmente volevo soltanto modificare la parte, abbondiamo, all'inizio volevo soltanto modificare una piccola parte, quindi smantellarne una soltanto e creare il range come hai fatto tu nel recinto. Però poi ho pensato, però ne modifico uno, però comunque sta sempre storto, e allora sto pensando di modificare praticamente. C'ho due opzioni. La prima è come hai fatto tu, e quindi mettere la stalla, due stalle, una vicino a un'altra, ma farle un po' più profonde leggermente. La seconda invece è creare una stalla molto, ma molto profonda, ma ovviamente lasciando uno spazio enorme intorno, proprio come hai fatto tu, ma per mettere poi di fare quei quattro passi maialozzi, senza però c'ho la priorità, cioè io la sto per dare alle mucche da latte. Però sto pensando praticamente queste due opzioni. Secondo te, qual è, secondo il tuo parere, quella migliore? Anzi, mo lancio proprio un sondaggio, così vediamo pure cosa ne pensate voi. Allora, quindi, sondaggio. Nuova stalla. Due. Quindi metto due separate. Una grande, tra parentesi, molto lunga. Ho capo. Votate. Allora, qua mi sembra di avere tutto. Comunque ho notato che, ora non so se è un caso, ma mi pare che la produzione di latte sia stata incrementata un pochettino, zappa. Di un pelino, ma mi pare migliorata. Poi con il macchinario. A proposito, zappa, tu l'hai visto come funziona il macchinario? Hai visto come funziona la mungitrice automatica? Fammi sapere, che così ti faccio vedere. Dico, l'hai utilizzata, hai visto come si usa? Se non l'hai vista, ti faccio vedere a volo a volo. Qui, ma è qua dove sto andando? Ah, qua sto andando dove ci sta il.
Ah, perfetto, ok, allora quella automatica devi soltanto mettere il macchinario, devi accostare alle mammelle, poi fa tutto da solo con la latta. E già che fa. Ah, ecco, mannaggia, mi sono scordato di pigliare gli addobbi. Mannaggia, lo sapevo. Devo andare all'emporio. Vabbè, iniziamo a costruire gli alberelli qua. Per 8 fa 40. Allora, un attimo solo e vediamo il risultato delle votazioni. Eccolo qua. Ok, perché in stile, quindi sì, in stile Zap. L'avevo pensato pure io. Quindi due stalle separate. Ok, mo vediamo un attimo solo e vediamo i risultati della votazione. Oppala, allora gli addobbi ce l'abbiamo qua, eccolo qui, ho messo un po' da capocchio, ma però, oh wow, jingle bell, ma non scemo, com'era quella canzone dei Simpson? Jingle bell, ma sei, voilà. Allora vediamo un po' i risultati della votazione, visualizza i risultati, due separate, ok, quindi compresi il voto, ok, quindi sono due voti per stalle separate, perfetto, ho capparocero, quindi 2 su 2, ho cappa, allora, quindi vediamo, quasi quasi le metterei in questo spazio qua. Sto cercando di evitare di. Che cos'è questo? Ah, ok, devo finire di caricare. Ok. E infatti, l'avevo accennato anche a Gippo prima. L'ho detto, la stalla in stile zappa, quindi le due affiancate con un mare di spazio. Stavolta almeno così non si affollano le facce abbastanza profonde con la doppia uscita, così almeno non si intasa, almeno girano e non fanno l'effetto semaforo che si piazzano davanti alle mangiatoie là. Facciamo un po' di spazi e vediamo. Capparoggero. Papparam, papparam. Allora. Oh, cappa. I fotogrammi si stanno aumentando un pochettino, quindi va bene così. Ogni tanto il calo ci sta. Allora, mamma mia, ci sono degli sbalzi di fotogrammi assurdi. Boh. Allora, iniziamo a progettare un poco. Allora, questi alimentano. Ah, ok, sì, ora mi sono ricordato. Ho abbattuto sia il silos che l'estrattore per l'acqua. Allora iniziamo a progettare. Allora, cercando più o meno di farla dritta, spegniamo la luce. Allora, questo
Vediamo un po'. Uno. Perché questo visto? Di quanti blocchi la faccio profonda? Stavo pensando. Uè, Riccio, scusami se te leggo adesso. Grazie mille per il passaggio qui durante la lives. Torna quando vuoi. Allora, pensavo di farla. Allora, questo mi pare che due blocchi e la porta. Allora, la facciamo uguale a quella. Oppure la allunghiamo, quindi facciamo tre blocchi intermedi. Quindi sarebbe di un totale di 5 sezioni. Quindi le porte più tre centrali. Oppure come quella facciamo il sondaggio. Allora mettiamo standard tra parentesi 4 blocchi. E mettiamo extra 5 blocchi, così poi mi preparo e completo il progetto. Voi votate. Allora, mi preparo una struttura, ma quella dovrebbe stare proprio qua a fianco. Allora, stavolta però non mi faccio fregare. Bella, bella storia. Vediamo un po'. Ah, Rocchigno, Rocchigno. Fai il bravo, Rocchigno. Ma allora, qua comunque c'è da... Devo rimuoverlo, vabbè, poi me lo faccio con calma perché devo qua, devo finirmi ancora di sistemare quest'area perché alla fine l'area da costruire è sempre questa qua. Solo che con l'unica differenza è che c'è la miseria, non mi fa fare niente perché devo liberare per forza tutta quest'area qua. Ma io... Ah, me non sono andato a vendere ancora. Caspita. Caspita. Vediamo un po' se fa salto. Salto nel blu. A testa in giù. Evitando di toccare il fondo. Sta dall'altra parte ristorando. Ristorante Gippen. Il ristorante più buono che c'è. Dal ristorante Gippo. Ristorante a 5 forchette. Trovi i migliori piatti casareci. E oui, je suis le chef Gippo Restaurant. E voilà. Le 18:37. Diamo un'occhiatina se è terminata la votazione e vediamo cosa avete votato.
Hola. Bello, bello l'alberello. Allora, vediamo un po' cosa il popolo del Twitch ha votato. 5 blocchi. Ok, quindi diamo un extra, un blocco extra, così abbiamo anche un maggior spazio per da sfruttare. Ottimo, non ne avevo dubbi, però volevo che mi venisse confermato dal popolo del canale Twitch. Hai visto, no, Zappa, qua che ho dovuto fare praticamente un po' di... Ho dovuto, come dire, fare un po' di ordine, perché come ha accennato a Gippo, a Riccio prima, ero arrivato, penso, di aver superato i 40 maialozzi, e parte che frizzava continuamente il gioco, poi, come ho potuto vedere, passato, si bloccavano sempre, e quando dico sempre, sempre, nei pressi delle mangiatoie, nei pressi della porta, si crea un traffico esagerato. E quindi ho dovuto rivedere il tutto. All'inizio volevo abbatterne una sola, perché non so se hai sentito prima, le strutture erano posizionate, alcune rovesciate, solo che i piccoli passavano attraverso, diciamo, i cunicoli, quindi le parti un po' più strette, mentre quelli là belli pasciuti e cresciuti invece si bloccavano continuamente e si intasava soprattutto l'area dove avevo messo il granaio e il mulino per estrarre l'acqua dal sottosuolo. Non si è capito più niente a un certo punto, che quelli grossi grossi mangiavano a tutta forza, si mettevano vicino alle mangiatoie, stavano là 3 ore, e più piccoli invece niente, e quindi hanno fatto un po' i maialoschi. E quindi poi per rifare tutto, per evitare il fatto che ogni volta si doveva andare a spostarli, i più grossi non si facevano più spostare, ho detto, mo faccio un po' di ordine, mio malgrado, ho dovuto fare un po' di ordine, e questo è il risultato. Mo, ovviamente, appena l'opportunità, faccio la stessa cosa che hai fatto tu, Zappa, prendo il torello, così almeno le mucche prenderò quello là da latte, che col latte non ho visto che si guadagna bene. Poi vedrò un pochettino per quanto riguarda il manzo, cioè in generale la mucca come produce. Però per il momento, ovviamente, mi limiterò a fare e a far aumentare un po' il numero delle mucche da lattos. Ma quando si va a giorno qua, mi devo ricordare di andare a mungere le mucche, i baccarella, i baccarella, i baccarella, e sono belle le baccarelle. Babbo, io direi, come dice il grande Gippo, yamcha kuka. Dove sta la casa? Dovrebbe stare, eccola qua. Ecco la casa che ha costruito il medico, la zappa storta. Voilà, yamcha kuka. Oppla.
un po' di esercizio. Hai visto, ho cambiato anche un po' il look del personaggio. Accendi la luce, almeno qua, quando si entra in questa casa. Voilà. Accendi le luci, ma sì, abbondiamo. Ah, pure il camino. Almeno quando usciamo, bella soddisfazione. Ecco qua. Allineamento e copertura. Riprendiamo. Allora, quasi quasi. Quasi. Sto pensando di acquistare il quad, anche se c'è un po' di rima. Sciocchezze. Al massimo ci congeliamo un po' la faccia. Come dice il grande amico radioamatore Matteo 1 Alfa Tango 284. Piccia luce, si vede niente. Vieni a me. Voilà. Il bello di questo gioco è proprio questo. Si fanno i giochi di prestigio. Oppa. Ah, ma Jeep è un mito. Jeep è un mito, veramente. Jeep è uno stuntman. È lo stuntman della compagnia. Lui sì che sa come fare numeri spettacolari. È capo pattuglia. Di patrouillen, come dicono i tedeschi di Germania. Wunderbar. Allora, mamma mia, quando mi è rimasto? Mi è rimasto poco qua. Allora, mo facciamo così. Ci facciamo un altro paio di passate poi. Di patrouillen. Di Sniper Elite 2 c'era una parte in cui c'era il parlato. Oh, Arce, mamma mia, che chiappa di muro. Ah. Fernbus 08 ha Qui. appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Quella Fernbus, buon pomeriggio, buonasera. Scusa se non ti ho letto prima, ma come al mio solito qua, sto gioco non so perché, ma mi accanisce così tanto. Lo so. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Qua, io me li sono fatti amici. Dovete sapere che mi vengono a fare visita ogni tanto. E allora è per questo che mi fanno compagnia. Fenobus, allora cosa porti di bello stasera? Ovviamente, Zappa, anche tu. Cosa porti stasera? Dove vai? Facciamo un po' di pubblicità. Yes, Fern. Yes, I do.
è vero, gire. Il mitico gire. Ole, 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 ore, gire, gire. Ole, 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 gire, gire. Ah, mitico, mitico gire, qua si può fare anche un mini clip arrivato a sto punto. Oramai sta diventando così una consuetudine qua fare le clip. A disposition, certamente, Fern. Dobbiamo mettere un po' di conti a posto qua. Non ti preoccupare, ti venga da una mano. Oggi più o meno, prima di venire in live, mi sono fatto un bel ripassino. Ho provato a modificare alcuni cambi. Quello sulla mappa francese. Ma hai visto perché l'ho messo qua giù? Ora pronomi. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Grazie Fembus, grazie per la litania qua. È a disposizione, Fembus, ci mancherebbe. E stavo dicendo, Fembus, anche te Zappa, ho provato a modificare, per chi di voi, non so se voi avete adocchiato già la mappa francese, praticamente ho provato a mettere, a livellare i terreni che era il 38 e il 39. Ovvero quelli lì che si affacciano. Uno che ti dà. Fembus, quando guidi l'autobus ti ci fa chi sconfisciata le disate come sai fare che tu sei Fembus. Bus. E comunque stavo dicendo che ho provato a livellare due campi, solo che mi sono accorto che è bello complicatuccio. E quindi mo mi farò un piccolo esperimento e se funzionerà poi vi dirò eventualmente voi vogliate fare qualcosa di simile, diciamo così. Ecco qua. Vi dirò eventualmente se l'esperimento è andato bene o se è andato non bene. Mucche. A proposito, devo mungerle. 14, ok. Mucca. Ah, mi sembra, non so se era Gippo che mi ha detto che pure lui stava provando la No Man Land. Questo è fatto. Bianchina. Buongiorno, Bianchina. Comoda comunque. Sta macchina. Stressa anche di meno le mucche. Dove sta quell'altra? Conosco. Mi pare proprio lei è l'ultima che non hanno. Che non ho. No, lei è già munta. Allora è una di quelle lì. Come si fa a spostare? Aspetta, forse ho capito. Vediamo un po'. Ecco qua, infatti. Allora, uno di voi non è stata monta, quindi scusate, vediamo un po'. Ecco qua. Grazie, care. Allora, io approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia. Poi mi porterò avanti il lavoro offline.
quindi mi preparerò la struttura qui e quindi la votazione ha deciso che dovranno essere inseriti 5 blocchi. Quindi la prossima struttura, perfetto, 5 blocchi, quindi la prossima struttura sarà leggermente più lunga. Quindi saranno costruite due stalle più profonde. E allora approfitto per ringraziare Fernbus08, ringrazio la zappa storta, ringrazio Gippo23, ringrazio anche, vediamo un po' se riesco a trovare con la chat qua, e ringrazio tutti quanti voi. L'appuntamento con Ranch Simulator, l'ultimo appuntamento con Ranch Simulator del 2021 è per mercoledì prossimo con un finale scoppiettante. Ovviamente, mi raccomando, venite anche a guardare anche la live dalla zappa storta, ovviamente, e anche lì ci sarà una bella sorpresa. Soprattutto vi invito a seguire Gippo, ecco, mi sono scordato di te. Comunque, grazie ancora Gippo, ovviamente. L'appuntamento quindi è per mercoledì prossimo con il finale scoppiettante. Ovviamente, io vi ringrazio ancora per la compagnia. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, naturalmente, non lasciate il canale per chi prosegue la programmazione. Se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi, multipiattaforma, scontati fino al 70%, nella descrizione dei video, sia qui su Twitch che su YouTube, trovate il link. Poi ovviamente trovate anche i link per seguire i miei canali social, che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. So, thank you so much everyone for making me a great company. Thank you so much, Gippo23. Thank you so much, Fernbus08. Thank you so much, La Zappa Storta. Thank you so much, everyone, for making me company during this live streaming. Thank you so much if you are watching this video or rerun here on Twitch and on YouTube as well. I hope you enjoyed this live streaming. If you are interested to buy this game or other games, multi-platform with a low price at up to -70%, you will find in the video description a few links. You will find the link of the site where you can buy the game for multi-platform, so PC, PS4, Xbox, etc. etc. If you are watching this video on rerun, please don't leave this streaming, this video. You will watch the continuation of the programmation, and you can find this video on YouTube on Friday. Sorry, on Thursday. Thank you so much. Et alors, je cueille l'occasion pour vous remercier. Je vous dis merci à vous que vous m'avez fait de la très bonne compagnie pendant cette direct. Merci beaucoup à vous que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à ce moment-là. Notre dernier rendez-vous de l'année avec un simulateur, c'est pour mercredi prochain, avec un final à surprise. Puis, si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, entre sur prix réduit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver dans la description du vidéo des liens, donc le site internet, puis autres quatre liens qui sont mes canaux YouTube, Facebook, Instagram, et naturellement Twitch. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, s'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo. À suivre, la programmation du canal va continuer. Donc, merci beaucoup à tous et à leur voyou. Si vous arrivez finalement dans la langue napolitaine. Et alors, voglio ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante questa diretta. La penultima diretta del 2021 con Ranch Simulator. Poi, la settimana prossima, mercoledì prossimo, sarà un bello finale scoppiettante. Poi, ovviamente, vi invito a passare a seguire la diretta
i Range Simulator due canali della zappa storta. E ovviamente vi ringrazio a tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia in diretta, ma ringrazio a tutti voi che da questo momento mi state guardando in replica e soprattutto a voi che durante sta replica state seguendo il canale. E a voi va un ringraziamento particolare perché data la fiducia a questo canale ricevo tramite una registrazione. Ovviamente ringrazio a tutti quanti voi per il supporto, ringrazio ovviamente a Fenbus08 che ci aveva offerto 10 caffè, ringrazio la Zappa Stort, a Gippo23, ringrazio a Riccio e poi se si interessa va a cattare questo gioco, va di gioco scontato multipiattaforma, quindi non solo per computer ma pure per PlayStation, Xbox eccetera eccetera. Da descrizione rovite si canguppa a Twitch, canguppa a YouTube, trovate i link da descrizione che appunto uno è un sito internet e poi di quattro che sono i canali social miei, quindi YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. Sto video ovviamente lo trovate canguppa a YouTube Viernari a mezzogiorno. Per voi che state guardando questo video in replica vi non lasciate un canale che poi continua a programmazione. E allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi ancora una volta per esservi fermati in questo canale. Mi auguro che il contenuto di questa programmazione possa essere di vostro gradimento e quindi magari se siete entrati in maniera curiosa in questo canale e i contenuti vi piacciono, vi invito a seguire il canale e ovviamente per, come dire, vedere tutta la programmazione ci sono anche i video singoli nella parte principale del canale. Detto questo, approfitto ancora una volta per ringraziare. I want to say again thank you so much everyone for watching my contents. Thank you so much for the following. Merci beaucoup naturellement à tous pour le follow, pour suivre le canal. Merci beaucoup à vous tous. Grazie mille a tutti e state buone.